Che il pubblico abbia apprezzato il ritorno della formazione a Cremona lo ha dimostrato il caloroso applauso in apertura, sebbene il Ponchielli non fosse gremito quanto avrebbe meritato la serata in musica. Si è esibita ieri a teatro l'orchestra da camera di Mantova, condotta come di consueto dal violinista Carlo Fabiano e impreziosita dalla presenza di Benedetto Lupo, solista al pianoforte. L'ensemble ha proposto tre concerti che furono eseguiti per la prima volta a distanza di 11 anni l'uno dall'altro. Il numero 1 in si bemolle maggiore di Salieri, 1773, il numero 19 in fa maggiore di Mozart, 1784, e il numero 2 in si bemolle maggiore, opera 19 di Beethoven, 1787-89. La scarsa notorietà di Salieri come compositore strumentale non deve far pensare ad una sua imperizia nello scrivere, spiega Lupo nel programma di sala. Si ravvisano infatti passaggi che l'artista definisce sperimentali, con un delicato lirismo abbinato ad un virtuosismo insidioso. Eppure il pianista non si è mai fatto cogliere impreparato, eseguendo le tre opere senza spartito e vincendo così una sfida sia fisica che mentale. L'orchestra da camera di Mantova è una conferma nel cartellone di concertistica del Ponchielli. Fondata nel 1981 presso il Teatro Bibiena di Mantova e nel 97 vincitrice del premio Franco Abbiati. È proficua la collaborazione con Benedetto Lupo, considerato dalla critica internazionale un talento della sua generazione.